Potevo dormire di più comunque. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho tipo una mega bolla dentro il labbro, mi fa letteralmente male parlare. Sarà una giornata produttiva, sono praticamente le 7 di mattina, 6:40. Mi sono svegliata con la voglia di non svegliarmi. Sono molto felice che ultimamente sto iniziando a svegliarmi la mattina presto perché faccio un botto di cose. È ora di sistemare, veramente. Penso di essere pazza. E la mia stanza ha bisogno di un deep clean, che devo veramente lavare a fondo bene tutto, o il mio cervello impazzisce. Ho letteralmente finito di pulire tutto. Sono quasi le 1. Non avete idea però di quanto questa stanza profumi di nuovo. Non facevo mai queste pulizie molto profonde. Su questa cosa mi ricordo che quando ero piccola io non potevo mai invitare nessuno a casa, perché la mia camera, la mia casa, mi faceva sentire disagio. Non era così bella come quella delle mie amiche. E pensavo, no, le mie amiche mi giudicheranno, la mia stanza fa schifo, la mia casa fa schifo. E adesso vivo in una camera che mi piace. È veramente un sogno per me. Non so se lo fate anche voi, ma sono io. Ho liberato questo spazio che sta davanti a me. C'era tipo un'enorme sedia che ho messo in cucina. Ma la mia coinquilina mi ammazzerà, non gli piacerà come cosa, però non so dove metterla. Sono veramente fiera di me perché è appena stata data una notizia non molto carina. Per un progetto hanno detto praticamente no. Mi piace pensare che doveva essere così. Non significa che un no sia un no per sempre. I no mi aiutano veramente ad essere molto più motivata. Mi tirano proprio veramente il meglio di me, perché esce proprio: hai detto no? Ok, guarda cosa ti sei persa. Avrei pianto tempo fa. Questa volta la mia nuova mentalità mi dice: Jing, tra 2 settimane riceverai una notizia migliore. Proprio perché io conosco il mio valore, so quanto valgo e so che un no non scalfisce la persona che sono, il valore che ho e quello che io posso dare alle persone. Eccoci qua nella mia mini makeup routine. Questi sono i prodotti che applico per una base molto molto leggera. Correttore sempre il mio preferito, questo di Dior, che illumina tantissimo lo sguardo. Un pizzico di contouring per risaltare gli zigomi. E fissiamo tutto con questa cosa fantastica di MAC. Questa è la mia palette preferita in generale per mettere il blush. E infine un pochino di mascara. Questo è tutto, guardate che carino, molto semplice, molto facile da realizzare.